Rino Gaetano nasce a Crotone il 29 ottobre 1950. La famiglia Gaetano, per necessità legate al lavoro del padre, si trasferì presto a Roma, la città eterna che diventerà teatro delle prime esplorazioni musicali e artistiche di Rino. Crescendo nella capitale, Rino fu immerso in un contesto sociale e culturale effervescente, che negli anni 60 e 70 era in piena ebollizione. Roma, in quegli anni, era un crocevia di idee, un luogo dove l'arte, la politica e la cultura si intrecciavano strettamente, offrendo un terreno fertile per la creatività e l'espressione personale. In questo contesto, la giovane mente di Rino iniziò a formarsi, alimentata da un mix di influenze che spaziavano dalla musica beat e rock che giungeva dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, alla canzone d'autore italiana, fino agli echi delle lotte politiche e sociali che in quegli anni scuotevano l'Italia e il mondo. Questo ambiente cosmopolita e dinamico, unito a una famiglia che, nonostante le sfide, sosteneva le inclinazioni artistiche di Rino, gettò le basi per quello che sarebbe diventato un percorso artistico unico e irripetibile. Rino Gaetano crebbe quindi in un'epoca di grandi cambiamenti, dove la musica non era solo intrattenimento, ma diventava anche veicolo di messaggi, di protesta, di speranza. Fu in questo calderone culturale che il giovane Rino iniziò a muovere i primi passi verso quella che sarebbe diventata una carriera breve, ma intensamente significativa, segnata da testi pungenti, ironici, critici verso la società e da una musica che sfidava le convenzioni. Rino Gaetano fece i suoi primi passi nel mondo della musica nei primi anni 70, un periodo di grande fermento culturale e musicale in Italia. La sua passione per la musica si manifestò fin dalla giovinezza, quando cominciò a scrivere canzoni e a esibirsi in piccoli locali di Roma. La sua formazione musicale fu eclettica, influenzata tanto dalla musica folk e rock internazionale, quanto dalla canzone d'autore italiana. Questa varietà di influenze avrebbe poi definito il suo stile unico e inconfondibile. Il vero e proprio ingresso di Rino Gaetano nella scena musicale avvenne con la pubblicazione del suo primo singolo, I Love You Marianna, nel 1973, seguito dall'album Ingresso Libero. Tuttavia, fu il suo secondo album, Mio fratello è figlio unico, pubblicato nel 1976, a consacrarlo come voce critica e ironica della musica d'autore italiana. Il titolo dell'album e della canzone omonima riflettono l'abilità di Gaetano di giocare con le parole e di affrontare temi sociali e politici con una apparente leggerezza, ma che nasconde una profonda riflessione. Rino Gaetano si distinse rapidamente nel panorama musicale italiano per la sua capacità di mescolare ironia, critica sociale e introspezione personale. Non si limitava a scrivere canzoni. Creava piccole opere letterarie in cui musica e parole si intrecciavano per raccontare storie, dipingere personaggi e riflettere sulla società italiana del tempo. Canzoni come Non te regge più e Io ci sto e Gianna divennero manifesti di un'epoca, esempi emblematici della sua arte e del suo messaggio. Nel corso della sua carriera, Gaetano si confermò artista controcorrente, spesso in contrasto con le logiche commerciali dell'industria musicale. La sua presenza scenica, il suo approccio alla musica e i suoi testi lo resero una figura unica nel panorama della musica italiana. Un cantautore che non si conformava alle aspettative del pubblico, ma cercava piuttosto di esprimere in modo autentico la propria visione del mondo. La scomparsa prematura di Rino Gaetano nel 1981 interruppe bruscamente la carriera di quello che era già diventato non solo un musicista di culto, ma anche un simbolo di libertà espressiva e di critica sociale.